La città metropolitana di Torino ospiterà uno sportello contro le discriminazioni a Palazzo Cisterna. L'iniziativa nasce nell'ambito della rete regionale contro le discriminazioni del Piemonte, sulla base di un protocollo d'intesa firmato da Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino e presentato in un incontro nella sede aulica della città metropolitana. Lo sportello fornirà informazioni sui diritti e orientamento ai servizi alle autorità competenti, farà colloqui di accoglienza con chi è stato o pensa di essere discriminato, farà le comunicazioni all'autorità giudiziaria nei casi a rilevanza penale e sarà di supporto nelle conciliazioni informali. Lo sportello metropolitano, che non a caso è chiamato nodo per sottolineare l'importanza di un lavoro in rete, avrà anche il compito di estendere i punti informativi in merito alle discriminazioni sul territorio, di monitorare il fenomeno nella dimensione metropolitana e di realizzare attività di informazione, di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini. È un progetto ampio che vuole coprire tutta la regione e che vuole ricreare la rete degli sportelli antidiscriminazione anche in attuazione della legge regionale 5 che la regione ha approvato lo scorso anno e alla quale sta lavorando per la sua attuazione. È fondamentale il lavoro che rimetteremo in campo di lotta alle discriminazioni, della possibilità di denunciarle e anche poi chiaramente il lavoro di promozione e prevenzione. Quindi tutta questa serie di attività vedrà nei centri antidiscriminazione della città metropolitana e delle altre province proprio lo scheletro, la base per poter costruire sul territorio, noi auspichiamo, una cultura di rispetto. A breve si aprirà uno sportello a Palazzo Cisterna. L'intento è quello di avere comunque una rete per cui arrivare ad avere uno sportello per ogni area omogenea della città metropolitana.